In Italia sta crescendo una consapevolezza che le malattie rare non sono poi così rare, sono orfane spesso e volentieri di una cura. Si arriva ad una diagnosi in tarda età o perlomeno ci vogliono almeno 9-10 anni, dopodiché c'è il baratro della cura, spesso e volentieri non ci sono appunto cure. E questa è una tragedia per le persone. Insieme i pazienti sono tantissimi, sono più di 2 milioni in Italia, ma in realtà sono, come dire, in casette molto piccole e quindi spesso e volentieri si sentono veramente orfani di una cura e orfani anche di un'accoglienza e di una presa in carico a livello regionale. Il piano sanitario nazionale mette, come dire, una sorta di punto fermo. Intanto diciamo alle regioni che da questo punto di vista qui servono punti di riferimento e di eccellenza che si coordinino maggiormente. Secondo, che comunque tutti i pazienti devono avere la possibilità di accedere alle cure, non devono essere loro a pellegrinare di regione in regione, ma devono trovare direttamente in regione la loro cura. Il problema del paziente e delle ditte farmaceutiche è un altro grande caposaldo di tutte quante le riforme che si possono mettere in campo, perché noi abbiamo piccoli e pochi pazienti, spesso e volentieri di malattie rare o di tumori rari, abbiamo una ditte farmaceutiche che operano in questo settore e devo dire anche con ricerche di secondo livello, di terza fascia, eccetera, estremamente interessante. E quello che assolutamente manca è la sveltezza dell'immissione nei prontuari. Passano la valutazione dell'EMA, passano la valutazione e la contrattazione di AIFA e poi le regioni stoppano l'immissione del farmaco nei loro prontuari. Ecco, su questo stiamo assolutamente lavorando. Il piano sanitario nazionale ha messo anche la clausola che l'implementazione delle nuove malattie rare possa essere immesso nel riconoscimento dell'esenzione. Oggi sono 110, ma sappiamo che ci sono molti ormai studi che amplificano ampiamente il numero di queste, quindi il piano sanitario nazionale ha deciso che qualora malattie rare verranno riconosciute dovranno essere inserite nei cosiddetti LEA, nei livelli essenziali di assistenza. L'ultima cosa che vorrei dire, che mi preme dire, è che queste ditte farmaceutiche che operano spesso e volentieri con un regime diverso dalle cosiddette multinazionali hanno un rapporto con i pazienti di tipo personale. Abbiamo il paziente, abbiamo il centro di riferimento con il suo professionista e con la ditta farmaceutica che crea, come dire, la nuova famiglia. E quindi ed è per questo che a queste ditte farmaceutiche noi dobbiamo voler bene, dobbiamo veramente proteggerle, perché oltre a rischiare in proprio, veramente come un'impresa che rischia sulla propria ricerca senza tanti sgravi, spesso e volentieri la propria ricerca non porta buon frutto, ma quando porta buon frutto i numeri sono così piccoli da non avere un grande fatturato. E allora da questo punto di vista qui noi siamo in una nazione dove la sanità è pubblica, è universalistica, è solidaristica e allora proprio per il bene di questi pazienti e per dire grazie a queste ditte farmaceutiche che non sono delle San Vincenzo ma che comunque hanno molte difficoltà da questo punto di vista qui e non hanno grandi fatturati, cerchiamo di proteggerli. E lo dicevo anche al convegno, cerchiamo di dare un padre e una madre a degli orfani, anche adottivi eventualmente, ma cerchiamo veramente di poterli salvaguardare il massimo.